Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand della Digisas SRL, proprietaria del brand Vending Manager. Vending Manager è uno dei software più utilizzati nella distribuzione automatica e abbiamo il piacere di ospitare qui su VendingTV.it Antonio Pellegrino, il fondatore del software e il suo programmatore principale. Antonio, benvenuto. Ciao Fabio, ciao a tutti. Sì, sono Antonio, programmatore del Vending Manager e anche gestore di un'importante azienda che opera nel settore del vending del sud Italia. E diciamo proprio questo, che questo software nasce in funzione delle esigenze dei gestori. Tu un giorno hai detto, ma perché quasi quasi, visto che sono un eccellente programmatore, perché non andare a realizzare un programma tagliato su misura dei gestori, o meglio delle esigenze dei gestori? E visto che facevi anche il gestore, hai unito una cosa all'altra e piano piano hai costruito questa piramide, possiamo dirla, mattone dopo mattone. Certamente sì, che dire, Vending Manager è una piattaforma che lavora totalmente online. Questo vuol dire che lavora online sia lato mobile che anche da lato PC. E il nostro gestore è libero di lavorare ovunque e dovunque esso sia. È una piattaforma che non ha moduli aggiuntivi, quindi chi apre il Vending Manager si trova davanti già una serie di strumenti e servizi che gli permettono di controllare già in totale la propria azienda. Sì. Antonio, in questa occasione, nel caso di Venditalia 2024, ci sono da presentare 2 anni di evoluzione, quindi tante cose nuove che giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, tu in primis hai detto, ah no, questa cosa la devo far evolvere, e quindi hai fatto delle correzioni, delle implementazioni al software. Diciamone giusto qualcuna. Sì, ovviamente il programma, meglio la piattaforma, si evolve continuamente giorno dopo giorno. Ne cito alcuni servizi compresi all'interno della piattaforma. Abbiamo ad esempio la ricezione e la trasmissione della fatturazione elettronica tramite un canale dedicato SDI. Abbiamo inserito ad esempio l'emissione di uno scontrino elettronico telematico, molto utile per chi fa uso dell'OCS e quindi non ha bisogno di far uso di una stampante fiscale. Abbiamo inserito la telemetria, FAS, Matipay, Coges, quindi abbiamo la possibilità di ricevere sul nostro cruscotto segnali di allarme, messaggi da remoto ed anche inviare noi sui distributori in tempo reale un reset di errori, eseguire una selezione prova. È molto importante, che viene utilizzato molto da gestori, il cambio prezzi anche da remoto. Abbiamo anche il servizio delle newsletter, controllo giro operatori, tutta la documentazione di commerciale e quant'altro. Insomma, volendone citare solo alcune, come hai fatto in questo momento, sono già tantissime. Io ho letto la lista completa delle evoluzioni dell'ultimo biennio ed è una lista davvero incredibile, perché è cresciuto ulteriormente questo software. E allora facciamo in modo che chi è dall'altra parte, che desidera maggiori informazioni per richiedere appunto una demo,
parlare con qualcuno dei vostri, possa scrivere. Qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale è possibile farlo senza alcun impegno? Sì, certamente senza alcun impegno. Questa è la nostra strategia, nel senso che i potenziali clienti si possono collegare sul nostro sito www.vendimanager.it, chiedere un contatto e una delle nostre operatrici sarà ben disposta a fargli vedere in tempo reale, collegandosi su una nostra azienda, quindi fargli vedere i dati in tempo reale da remoto, come funziona il Vending Manager, quindi dando tutte le garanzie di un programma che effettivamente lavora in un'azienda che gestisce attualmente oltre 4.000 distributori. Siamo al terzo giorno di Venditalia, tu sei praticamente distrutto perché sei davvero stanchissimo, eppure mi hai detto prima: no Fabio, non ce la faccio a fare l'intervista, ho una stanchezza addosso davvero terrificante. Io sono testimone del fatto che questo stand è stato frequentatissimo negli ultimi 3 giorni, però ce l'abbiamo fatta, hai visto? Sì, per fortuna ce l'abbiamo fatta, grazie a te Fabio.